oggi qui all'1 maggio Taranto per la prima volta, giusto? Quali sono state le sensazioni e le emozioni che avete provato a salire su questo palco diverso, diciamo, dall'1 maggio di Roma? Molto diverso, molto, permettetemi, non me ne vogliono male gli amici di Roma, molto più vero, molto più concerto, molto più spazio alla musica, spazio agli ideali, spazio agli artisti, molto più simile a quello che è un vero festival, una vera festa di musica, ma anche di contenuti, anche di parole pesanti e importanti. Per noi è stato emozionante, è stato bellissimo, speriamo di ripetere questa esperienza, speriamo di continuare a tornare a Taranto, perché era la prima volta che suonavamo a Taranto in generale, non soltanto al concerto del 1° maggio. Siamo finalmente riusciti a venire a Taranto e speriamo di tornarci al più presto. Noi davanti al Lio, bisogna ricominciare a fare le cose tutti insieme, pensare a costruire invece che soltanto a chiacchierare e a parlare, a progettare tante belle cose che poi alla fine non si realizzano mai, ricominciare dal basso, dalle piccole cose, a ricostruire tutti insieme, mettendo appunto il noi davanti al Lio. E allora forse una speranza ci può essere per tutti quanti, per Taranto ma anche per tutto il resto dell'Italia. Diciamo che dal male è nato qualcosa di molto positivo, che è questo evento che già dai primi anni ha fatto luce logicamente sull'argomento, in un momento in cui ne parlavano comunque tanti. A mano a mano il tempo passa, sembra che se ne parla un po' di meno, ma eventi come questo tengono sempre accesa invece la luce su un argomento che riguarda tutta l'umanità, riguarda tutto il mondo, nello specifico riguarda questa città. E quindi grazie poi alle persone di tutti i giorni, diciamo del popolo, così diremmo, per fortuna si continua a prestare la giusta attenzione al caso Taranto. Devo dire che la giusta attenzione si dovrebbe prestare tutto l'anno, non solo in occasione del concerto, ma per fortuna che c'è il concerto, perché almeno tiene appunto quella famosa lampadina accesa per tutto il tempo in cui tornerà poi questo concerto, perché io spero che possa durare per tantissimi anni. Che poi, se da una parte, se durasse tantissimi anni, vorrebbe dire che il problema continuerebbe a esserci, però in realtà potrebbe anche esserci il concerto, diciamo, una volta risolto il problema da fondo. Però sappiamo bene, insomma, che è molto complicato. Tu, donna del sud, simbolo del sud, cosa ne pensi di questo 1 maggio tarantino? Guarda, io ne penso tutto il bene possibile. In realtà, fino dalla prima edizione di questo 1 maggio, io l'ho tenuto d'occhio e ho anche cercato, mi ricordo all'epoca, di sondare per poter venire a suonare, però poi, diciamo, successero vari inguacchi, sai? E quindi quest'anno, quando mi ha chiamato Michele Riondino, sono stata molto contenta. Ed era il momento giusto, anche perché di primi maggi romani me ne sono fatte fin troppi, quindi è arrivato il momento di venire qua e ne sono veramente felice. Noi abbiamo poco da festeggiare, però un po' la situazione del sud. Tu che sei del sud come noi, cosa pensi di questo concerto, diciamo, di un certo livello qui nel sud, nel mezzogiorno? Beh, sicuramente se partecipo al 1° maggio a Taranto è anche perché c'è uno spirito di appartenenza che non vuole essere campanilismo tout court, ma semplicemente l'idea di dare un segnale anche proprio, no, di una ricerca di aggregazione che, al di là di ogni retorica, sostanzialmente per me è molto importante in questo momento che le persone si ritrovino. Quando si ritrovano sotto l'ombrello di una tematica importante in una città che sicuramente ha una storia che è molto legata, no? Se tu vedi comunque la parabola storica di Taranto, è un po' una parabola di come la modernità si è un attimo poggiata sul meridione
e quali sono state le conseguenze. Penso che sia molto importante anche per restituire alle persone, ai ragazzi, un senso della storia che in questo momento si sta perdendo. No, stiamo vivendo un momento storico quasi come un eterno presente senza memoria, e questa cosa e questo tipo di manifestazioni secondo me sono importanti anche per ricordare. Di complicità e di fratellanza, perché è un primo maggio all'insegna dell'aiuto concreto e dell'esserci in maniera disinteressata, e questo mi piace moltissimo, secondo me è una cosa molto bella.